Natale è arrivato. Oh, andiamo a vedere questo Natale. Natale. Sapete che facciamo sempre i test noi con nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle batterie. Che poi, test. I test non sono quelli, prendi il tester, il voltometro, il multimetro, come lo volete chiamare, e vai così con la corrente. Il test vuol dire vedere la capacità che può avere, lo spunto che può avere, gli ampere che può avere una batteria di un anno, due anni, tre anni, quattro anni, quello che è. In questo modo, con gli strumenti che sono per test delle batterie, riesce a dare al cliente un'informazione precisa, dettagliata dello stato della batteria, ma non solo. Allora, qua gentilmente i signori, il modello BT200 della Top Don, che troverete poi il link su Amazon, quindi vi linko poi il prodotto su Amazon, mi ha detto: Roby, provalo, che tu che sei uno molto preciso ci dai una tua considerazione. Io l'ho provato qualche giorno, devo dire che rispetto al mio, quello classico molto più stilizzato, questo è molto più fico. Allora, packaging, come vedete, molto molto spinto. Ho visto che, a differenza del mio, questo fa sia 12 che 24, quindi anche tutto il settore camion. Veramente anche bello, perché si può fare anche un bel regalo. Ok? Andiamo a vederlo e aprirlo. Ok. Bene, doppio, abbiamo il doppio, perché uno è la parte computer, poi chiaramente la cavetteria con le istruzioni. Eccole qua. Le istruzioni scritte in tutte le lingue, compreso anche l'italiano. Ok? Quindi potete tranquillamente vedere, non è scritto in cirillico. Contatto per poter avere l'alimentazione, perché questi dispositivi utilizzano l'alimentazione direttamente dalla batteria, quindi positivo e negativo. Tra l'altro anche il materiale gommoso, quello quindi antiurto, bello. Lo schermo display, i tasti gommati, quindi sono magari in plastica, si possono spaccare, invece gommati potete continuare a schiacciarli, che sono molto più resistenti. Il cavo doppia schermatura e anche i nostri coccodrilli, veramente di una buona fattura, guardandoli sono sicuramente di buona fattura. Bene, possiamo allora a questo punto andare a fare una bella diagnosi su una batteria. Andiamo. Allora ragazzi, siamo qua con Sua Maestà GTA, il 3.2 famoso busto di Alfa Romeo. Andiamo a vedere. Negativo. Andiamolo così, con questo. Ok, vediamo che non scappa. Ok, vediamolo così. Allora, più che altro i morsetti, quelli grandi, sono un po', diciamo, sono un po' compromettenti, con magari spazi un po' ridotti. Quindi è grande perché lui lavora a 24 volt, quindi l'amperaggio è alto, quindi ha bisogno comunque di avere un coccodrillo abbastanza grosso. Allora, qua già vediamo il menu, che si va a impostare in italiano. Qua mettete la lingua e potete impostarlo come volete. Qua c'è l'informazione del prodotto, andiamo un po' a scorrere e vedere un po' cosa sono. L'informazione del prodotto, il modello, l'hardware e il sito internet dove viene prodotto questo tester. Andiamo a vedere poi quello che ci interessa. Test della batteria, ok. Quello che utilizzo sempre io. Test della batteria, andiamo a cliccare. Qui ti dice il tipologia di batteria. Batterie AGM, GEL e FB. Andiamo a vedere, questa qua è una batteria, vediamo le scritte, possiamo andare a vedere, a cercare le batterie, una Bosch, dove non c'è scritto niente di particolare, quindi non è sicuramente una GL, un GEL, ma è una batteria regular, quindi è una batteria standard, ok? EN, che sono tutti gli input, qui abbiamo l'impostazione e ci dà già le informazioni, tra parentesi EN, 540 EN. Quindi tra tutte le scelte EN, che sono la stramaggioranza in Europa e in Italia. Ok, andiamo a vedere 540, ok, andiamo a mettere 540. Bello, anche schiacciare è proprio figo. Analisi. Lui si fa tutti i suoi check.
perfetto. Allora, ti dà già anche il colore, il giallo, quindi comunque un intermedio. Carica buona, quindi è buona ma è da caricare. Vedete, salute al 42%, la ricarica al 13%, ti dice 12.8 volts, interno 7,89 milliohm e nominale 540 ampere, perché gli abbiamo dato ovviamente il range di massimo amperaggio. 42%, quindi la salute, quindi diciamo che è il 50% quasi. Sicuramente la batteria è ancora buona, ma dovremmo dare una bella carica. La macchina è molto ferma, è una macchina storica, non viene mai praticamente utilizzata. Quindi sicuramente non andiamo a cambiarla, ma andiamo a ricaricarla. Questo è già un dato interessante, che noi, facendo già una fotografia, diamo già al cliente questo stato della batteria. Importante, perché il vecchio congegno che avevo io dovevo fare sempre degli azionamenti elettrici, quindi accendere la macchina, provare, disfare. Invece lui fa tutto da solo, con batteria tranquillamente attaccata, senza fare grosse, diciamo, manovre. Usciamo, andiamo a vedere altri menu. Prova gomito, andiamo a vedere che cos'è. Andiamo, enter, avviare il motore, andiamo a avviare il motore. Già nell'avviamento si è sentito che comunque lo spunto era poco rispetto a una batteria da 540 ampere di spunto. Gomito basso, quindi come dicevamo, il discorso dell'avviamento è basso e te lo va già a comunicare. Tempo avvio 20,92 millisecondi, 8,64 volts, quindi ha calato di 8 volts, quindi dai 12 che era praticamente quasi la metà. Bene, anche questo è un dato interessante. Andiamo a vedere carica di prova. Abbiamo già acceso il motore, già acceso, per favore accendi il motore e premere enter per continuare. Eccolo qua. Qui vediamo lo stato dell'alternatore, come sta caricando. Aumentiamo gli RPM per 5 secondi. 2500 giri. Bene, abbiamo fatto anche il test e come vedete ti dice che l'alternatore è perfetto. Carica 14.44 volt, scarica 14.55, l'ondulazione 97 millivolts. Perfetto, quindi ti dice che comunque l'alternatore fa il suo dovere. Anche questo è interessante per capire se l'alternatore sta andando o non sta andando, o comunque ti dà già dei sintomi che qualcosa potrebbe cedere in un momento all'altro. Anche questo un ottimo test, molto molto utile per chi fa ovviamente il settore come il mio, del settore elettronico elettrotecnico. Torniamo indietro. Anche questa, volevo un attimino risoluzione di quello che abbiamo fatto inizialmente. Questo grafico mi piace molto, eccolo qua, ti dice già l'andamento, bello. Adesso rifà le analisi, ritorniamo poi all'ultima voce. Ok. Recensione dati. L'ultimo dato che lui ha tenuto della vecchia precedente batteria, in questo caso la nostra. Quindi lui ti tiene comunque i dati pronti per poter rivedere uno storico. Ok? Tutto quello che praticamente noi abbiamo fatto rimane tutto in memoria. Bene, non ci sono altre impostazioni. Possiamo anche toglierlo e spegnere anche il nostro busso. Ma ragazzi, io devo dire che il prodotto è interessante, nel senso, non ha neanche un costo elevato. Andate, come dicevo, sotto il link dall'acquisto di Amazon. Secondo me potresti
tu che mi ascolti potresti assolutamente metterlo nel tuo cassetto di attrezzi, perché ti dà una mano soprattutto per capire lo stato di una batteria, come, quando devo cambiarla, per non arrivare sempre nei periodi estivi, invernali, dal giorno prima tutto a posto, il giorno dopo, tic, no, batteria andata. Questo ti va a preservare. Ripeto, noi con l'applicazione dalmeccanico.it, nei nostri controlli, i nostri check che facciamo di prassi, lo facciamo, i miei clienti fanno una volta all'anno il tagliando, quindi una volta all'anno sanno le percentuali della batteria. Quindi riescono a anticipare il problema. Poi è anche interessante il test, quello dell'alternatore. Molto, molto interessante. Bene, sotto, come dicevo, c'erano tutte le omologazioni, chiaramente il produttore viene fatto dalla medicina. Come dicevo, gommato, dai, ci sta, mi piace, devo dire che mi ha convinto da tenere nel mio cassetto dei tester. Come sempre RGC, il mio hashtag, e Roberto Godier Channel, i miei quattro social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e le mie dirette live mercoledì 18:30, sempre sulle mie quattro piattaforme. San Zero Alambro, via Primo Maggio, Civico 16, telefono 02 98 26 0207. Quello ho detto, quello ho detto, quello ho detto. Bene, dovete fare solo una cosa, andare a cliccare su Amazon e acquistare il prodotto. Ciao!